che ad oggi collabora con la cattedra presso l'Università Cattolica di Brescia e che noi ringraziamo dal cuore. Io parlo a nome di tutta l'amministrazione, ma davvero è un piacere e anche una cosa importante organizzare questo tipo di incontri e in particolare davvero una disponibilità così qualificata e così gentile nei confronti della biblioteca e della cittadinanza che concede davvero merita un elogio particolare. Un secondo incontro che, come gli altri, è dedicato ad alcuni tesori artistici della nostra città e della nostra provincia. E grazie anche a voi per essere qui in questo caldo pomeriggio di giugno, il primo giorno d'estate. Mi fa piacere davvero dire che siamo un po' presenti in questo. Grazie, infine, last but not least, ai nostri bibliotecari, ma in particolare Marco Ardesi, che registrerà per noi questi incontri che tra l'altro credo verranno messi anche a disposizione, giusto per chi vorrà rivederli e riascoltarli, sarà possibile farlo in maniera libera e aperta. Buonasera a tutti e grazie per essere accorsi anche a questo secondo incontro di questa rassegna dedicata alla scoperta di alcuni tesori artistici presenti nella nostra città. La scorsa settimana, per chi è stato presente, si è parlato della Pinacoteca Tosio Martinengo, recentemente riaperta in marzo scorso, facendo un po' l'excursus delle collezioni che sono conservate e andando a delineare un po' quelle che sono state le vicende storiche che hanno portato alla nascita di questo museo. Questa sera invece, approfittando della presenza della mostra di Tiziano a Santa Giulia ancora per un mesetto, andremo un po' ad indagare i confronti tra la cultura veneta e quella bresciana del Cinquecento. Diciamo che per chi non ha visto ancora la mostra Santa Giulia non si deve aspettare una mostra su Tiziano, non è così, sono presenti 4-5 dipinti al massimo dell'artista e non si deve comunque rimanere delusi perché è una mostra fatta molto bene dove si è andati proprio a delineare alcuni confronti tra i nostri maestri bresciani del Cinquecento, Moretto Romanino in primis, e il grande appunto pittore veneto che è Tiziano. L'incontro di stasera cerca un po' di ripercorrere quelle che sono le sezioni della mostra, mantenendo quindi il profilo cronologico e i confronti che sono stati fatti dai curatori, aggiungendo però anche alcuni confronti tra opere che non sono presenti in mostra, ma che aiutano però a capire meglio e ad andare a delineare i confronti tra i vari artisti che vengono appunto citati. Quando nel 1522 il politico Beroldi arriva nella chiesa di San Lazzaro in Censo a Brescia, Tiziano non rappresentava di certo una novità per i migliori esponenti della scuola pittorica bresciana del tempo, Moretto Romanino in primis, anzi la formazione di alcuni di loro si era proprio basata sull'ammirazione e sul confronto delle opere del grande artista e degli altri pittori veneti. Diciamo che del resto la formazione veneziana di Romanino non è una novità, anzi è un dato assolutamente certo, comprovato da documenti e anche proprio dallo studio approfondito di quelle che sono le sue finissime opere. Questa Madonna con Bambino, realizzata appunto da Girolamo Romanino tra il 1506 e il 1507, conservata oggi al Louvre di Parigi, è la primissima opera che gli studiosi attribuiscono al pittore bresciano. Come detto, Romanino si forma a Venezia e le influenze veneziane, soprattutto giorgionesche, si leggono molto bene in quest'opera.
che lasciano un po' il colore quasi disperdersi nell'atmosfera, apprezzabile soprattutto nel paesaggio, che prende un'atmosfera carica, quasi poetica, un modo di dipingere proprio che entra molto Giorgione. Inoltre Romanino si avvalora anche di un requisito tecnico molto importante, il ricorso dell'utilizzo di una tela a paraffine, che era stata introdotta proprio da Giorgione in quegli anni. Quindi ulteriore riprova della presenza in laguna del nostro artista, dove era sicuramente entrato in contatto con la pittura e col modo soprattutto di lavorare e di dipingere di Giorgione. Il confronto con quest'opera, già così matura, prende ulteriore valore se rapportiamo il dipinto di Parigi con quest'opera realizzata da Tiziano, questa Madonna con Bambino, dipinta nel 1507, quindi nello stesso periodo dell'opera di Romanino, un'opera dove in questo caso Tiziano è ancora leggermente arretrato rispetto a Romanino. Sicuramente si è approcciato al modernismo di Giorgione, possiamo vedere anche in questo caso la stesura del colore alla stessa maniera, con quella tecnica un po' sfumata che si vede soprattutto nei volti dei due personaggi e anche nel paesaggio, ma l'impostazione però è ancora fortemente arcaica, quattrocentesca, belliniana per così dire. Giovanni Bellini era stato maestro di Tiziano, Tiziano si era formato nella bottega di Giovanni Bellini. E l'impostazione infatti della Vergine e del Bambino, vista di tre quarti, in primo piano, anteposta a una balaustra, è ancora un'impostazione assolutamente del secolo precedente. Non a caso, ad esempio, il dipinto di Romanino che abbiamo visto prima, invece, era inserito all'interno di un paesaggio e in una dimensione arcaica già più congeniale con le prime testimonianze appunto di Giorgione del 1500. 3-4 anni più tardi abbiamo però un netto capovolgimento di fronte. Troviamo Romanino alla ricerca di se stesso, un Romanino che non riesce a esprimere al meglio il suo stile, proprio perché lo sta ancora ricercando, guarda un po' a Venezia, guarda un po' a Milano, come entreremo poi nel dettaglio, e avremo invece un Tiziano che esplode nella sua magnificenza e nel suo genio assoluto. L'opera che vediamo proiettata è questo compianto che Romanino realizza nel 1510 per la chiesa di San Lorenzo a Brescia, oggi alle Gallerie dell'Accademia di Venezia. E osservando l'opera, ovviamente la apprezziamo per la qualità, è un dipinto bello, il cromatismo acceso richiama l'insegnamento veneto, il prendere cura del paesaggio, la figura del San Giovanni che sostiene il braccio del Cristo è molto giorgionesca, questo sfumato nel volto caratterizzato. Ma se ci concentriamo sulla figura di Cristo, notiamo una certa rigidità. Una rigidità che evoca richiami della scuola lombarda. Romanino, in questa prima fase, guarda sia Venezia, dove abbiamo detto sia appunto formato, ma guarda però anche all'altro grande ambito artistico che è Milano e la Lombardia. E in quel periodo la scuola pittorica lombarda era sì molto attiva, ma aveva anche però un bacino di interesse molto forte nella scultura lignea. Infatti si diffonde molto la tematica dei compianti lignei diffusi sia in Lombardia che in Emilia. E Romanino sembra conoscere questo tipo di arte e sembra dare sfoggio proprio in questa rigidità del Cristo, che sembra quasi una scultura lignea, molto simile al Cristo che vediamo nella deposizione di Bernardo Zenale, nell'altra diapositiva, pittore lombardo per eccellenza.
un dipinto questo che Romanino poteva aver visto e osservato con attenzione, studiato di minimi dettagli, proprio perché si trova a Brescia, si trova nella cappella del Santissimo Sacramento della chiesa di San Giovanni Evangelista, proprio sopra l'altare maggiore, proprio sopra l'altare della cappella, luogo che darà poi sfoggio all'abilità di Moretto e Romanino, che si vedranno poi contrapposti intorno alla metà degli anni 20 del Cinquecento. Quindi un Romanino in questa fase incerto, dove non riesce ad esprimere al meglio se stesso, proprio perché guarda un po' Venezia, guarda un po' Milano, non sa bene cosa fare. Nello stesso anno Tiziano realizza invece questa paletta, se così la vogliamo chiamare, un dipinto molto piccolo, assolutamente innovativo. Che cosa abbiamo? Abbiamo innanzitutto una sacra conversazione, un tipo di iconografia molto diffuso e che vedrà poi un'evoluzione nel corso della storia dell'arte. La sacra conversazione vede sostanzialmente una figura centrale, che può essere una Madonna con bambino o un santo di particolare importanza. Qui abbiamo San Marco, questo è un dipinto che Tiziano aveva realizzato per la chiesa di Santo Spirito a Isola, oggi invece si trova nella sagrestia della chiesa di Santa Maria della Salute, quindi San Marco, patrono di Venezia, posto in maniera in posizione sopraelevata rispetto agli altri santi. E poi intorno abbiamo appunto tutto un corredo di altre figure, dove spiccano San Rocco e San Sebastiano sulla destra. Tiziano, dal punto di vista della impostazione scenografica, non fa niente di nuovo, perché ricorre ancora a quell'impostazione piramidale che era stata già introdotta, ad esempio, da Giorgione nella Palla di Castelfranco, con la Madonna con il bambino in posizione elevata e i due santi nella parte bassa, oppure Sebastiano del Piombo nella Palla di San Giovanni Crisostomo, dove anche in questo caso abbiamo la struttura piramidale, una figura sempre all'apice e altre nella parte bassa, negli angoli. Tiziano però dà un'impostazione scenica nuova, interessante, senza precedenti. Innanzitutto decide di introdurre ai margini una colonna che fa da inquadramento ad una scena abbozzata all'aperto. Solitamente le sacre conversazioni, soprattutto in epoca quattrocentesca, erano ambientate in una stanza chiusa, generalmente voltata. Già con Giorgione e con Sebastiano del Piombo abbiamo un abbozzo di apertura verso l'esterno del paesaggio. Tiziano cerca di ridurre al minimo la presenza dell'architettura. Sposta questa colonna sulla destra, serve a dare appunto profondità all'immagine. Un'ombra, Tiziano diventerà poi uno degli artisti per eccellenza del gioco dei chiaroscuri, della luce dell'ombra, che taglia, vedete, in diagonale la figura di San Marco, e poi imposta i personaggi quasi in maniera teatrale. Bellissima e innovativa la posa del San Sebastiano, con lo sguardo verso il basso, e anche il San Rocco, quasi messo un po' così in secondo piano, in realtà rivela un'attenzione alla ritrattistica molto forte. È un San Rocco caratterizzato, non è il solito santo stereotipato che siamo abituati a vedere nei dipinti, è una persona vera, qualcuno che lui probabilmente ha ritratto nelle sue fattezze reali. Qualche anno dopo, nel 1513, il nostro Romanino sembra perdere ancora un'importante occasione per manifestare il suo genio creativo. Siamo appunto ancora in terra veneta, non più a Venezia ma a Padova, e Romanino riceve questa importante commissione dai Benedettini di Santa Giustina, una committenza importantissima perché è strettamente legata alla casa madre di Montecassino. Quindi era assolutamente una vetrina molto importante. Romanino deve realizzare la palla dell'altare maggiore della Basilica di Santa Giustina e realizza questo dipinto, molto bello assolutamente. È enorme, 4 metri per 2,
In aggiunta c'è tutta poi la cosiddetta macchina lignea intorno, tutta la cornice che rende l'opera ancora più maestosa e imponente. Tanto che quando l'opera è stata ufficialmente inaugurata e visibile per la prima volta alla cittadinanza, le cronache raccontano di come il pubblico, le persone, fossero rimaste estasiate alla presenza di quest'opera così bella dal punto di vista cromatico, questi colori accesi, le dimensioni enormi. È senza dubbio un dipinto bello. Lo storico dell'arte però deve fare anche la sua parte e quindi andare ad analizzare anche quelli che sono gli elementi che tentennano un po'. Innanzitutto Romanillo non fa nulla di eccezionale, realizza sempre una sacra conversazione stando nei canoni standard. Sempre l'impostazione piramidale, quindi la Madonna con bambini in posizione elevata, i santi alla base e soprattutto imposta la scena all'interno di un'architettura, quindi siamo ancora all'interno di una stanza, siamo ancora quindi in una concezione fatocentesca, una concezione ancora arcaica. Soprattutto ricorre al tema della volta monte, ancora molto bramantesca, che per il 513 siamo sicuramente un pochettino antiquati, soprattutto se pensiamo alla rivoluzione che Tiziano aveva già fatto qualche anno prima. Romanillo stesso in realtà sembra essersi accorto di aver perso un po' l'occasione, aveva a disposizione un palcoscenico importantissimo, poteva un po' usare, non lo fa, preferisce stare nei canoni. Ancora, quando rientra a Brescia nel 1516, Romanillo, che ormai si era fatto comunque una fama importante, era conosciuto, era forse l'artista bresciano più apprezzato al di fuori della città natale, come rientra, riceve subito un'altra commissione importantissima, l'esecuzione di questa pala d'altare, la pala dell'altare maggiore della Basilica di San Francesco a Brescia. La cosa non lo mette in crisi per bene, perché la committenza era anche in questo caso di rilievo. La loro priore era un certo Francesco Sanson e pensate che aveva commissionato questo dipinto a Leonardo da Vinci. Non lo esibì mai, però capite bene come Romanillo sentisse il peso di un'eredità importante sulle spalle, doveva realizzare un'opera che Leonardo non aveva fatto, per questioni di tempo, per questioni anche di prestigio probabilmente. Però è un Romanillo che, già in crisi alla ricerca di se stesso, si trova ancora di più in difficoltà proprio per questa enorme responsabilità. Quindi, come vedete, non fa nulla di particolarmente nuovo, l'impostazione richiama molto ancora la pala di Santa Giustina a Padova, però in alcuni piccoli particolari inizia un po' a capire quello che Tiziano aveva fatto nella paletta del 1510 e vediamo soprattutto nel Santo Francescano sulla destra come corra una diagonale di ombra, di contrasto tra luci e ombre percepibile nell'opera che Tiziano aveva realizzato nella paletta del 1510. E ancora, confrontando due dipinti dello stesso soggetto, due Salomè realizzate da Tiziano e da Romanillo nel periodo padovano, probabilmente Romanillo aveva visto la Salomè di Tiziano in una collezione privata, a casa probabilmente di qualche nobiluomo padovano, aveva così pensato di riprodurre anche lui una Salomè ispirandosi al dipinto di Tiziano, ma l'esito è assolutamente diverso. La Salomè di Tiziano è una donna sicura, prorompente, erotica, definita da alcuni storici dell'arte, con questo drappo rosso che sembra accentuare ulteriormente la sua sicurezza, la sua fierezza, oltre al fatto che la testa del Battista presente sul vassoio è un esempio di ritrattistica molto, molto forte, molto interessante, per alcuni addirittura l'autoritratto di Tiziano.
guardate come è molto bello, questi sono belli riccioli della testa del Battista che cadono sul braccio della Salomè. Una Salomè che non possiamo assolutamente definire sensuale, quella di Romanino. Goffa quasi in questo abito un po' troppo grande che sembra quasi sovrastarla, e soprattutto questa espressione malinconica con questo sguardo rivolto all'ancella posta alla sua destra, quasi sconfortata dal gesto che è stato compiuto, accentuato anche dal soldato sulle spalle in profondità con l'elmo dove si vede un gioco di luce che sembra andarsene tormentato per gli eventi drastici che sono successi. È un dipinto però che probabilmente testimonia tutta quell'inquietudine che Romanino portava dentro di sé, questo non riuscire ad esprimersi al meglio, questo non riuscire a dare tutto quello che aveva dentro. Non a caso bisognerà aspettare almeno gli anni 30 per far sì che Romanino esploda nella sua magnificenza. Lo farà lontano da Brescia, lo farà in luoghi decentrati, lo farà a Trento, lo farà in Val Camonica, come avremo modo di vedere poi nel prossimo intervento. Questi però sono anche gli anni in cui l'altro grande pittore bresciano, Alessandro Bonvicino, detto il Moretto, aveva ormai concluso la sua formazione. A differenza di Romanino, non sappiamo se Moretto abbia fatto un percorso, un soggiorno veneziano, non è attestato dai documenti. Lo possiamo capire osservando però alcune opere, come vedremo poi successivamente. E dalle cronache sappiamo che nel 1514 aveva già concluso un'opera importante degli affreschi per il monastero di Santa Croce, purtroppo perduti. Quindi sappiamo che Moretto è già attivo. Questa è la sua primissima opera ed è l'Incoronazione della Vergine, che si trova nella chiesa di San Giovanni Evangelista Brescia, sempre nella cappella del Santissimo Sacramento. Ed è un Moretto che guarda, soprattutto in questa prima fase, a ciò che porta la pittura lombarda, la pittura milanese, e ne torna nuovamente la deposizione di Zenale, che sta poco sotto quest'opera di Moretto. Sicuramente l'ha vista, l'ha studiata, prende un po' le forme, ne desume i colori, il cromatismo, ma è un Moretto però che guarda anche al suo acerrimo rivale Romanino, che è rientrato, abbiamo detto che torna a Brescia intorno al 1515-16, ed è sicuramente il confronto più naturale che lui può fare a Brescia in quel momento. Tra l'altro Romanino, quando è rientrato, realizza subito la palla di San Francesco, ma realizza anche un'altra opera molto importante elogiata dalle cronache, il Polittico per la chiesa di San Cristo, purtroppo andato perduto, di cui rimangono alcuni pannelli in una collezione privata e altri due in Germania, in un museo a Kassel, come era successo un po' per chi aveva così assistito la scorsa settimana alla storia dell'Angelo di Raffaello. Spesso accade che quando delle opere vanno distrutte per svariati motivi, sia per calamità naturali o per smembramenti, le parti più belle vengono riquadrate e poi vendute sul mercato, e per questo spesso si trovano parti della stessa opera in svariate collezioni in tutto il mondo. Infatti in basso a destra vediamo in particolare di due santi che facevano parte di quest'opera bellissima che si trovava nella chiesa di San Cristo, e in alto invece abbiamo un particolare del Dio Padre presente nell'opera vista di Moretto. Notiamo delle analogie: Moretto guarda soprattutto alla fisionomica, al modo di disegnare i volti che faceva Romanino, soprattutto al ricorso di questi occhi a mandorla che vediamo molto bene nelle due figure di Romanino, in particolare che sembra dare ulteriore mistero a queste figure, che le rende quasi davvero misteriose. E vediamo bene questo particolare nel Dio Padre realizzato in Moretto, è ancora più accentuato in questo dipinto assolutamente enigmatico, un dipinto che è stato dato a Moretto non troppo tempo fa. È un'opera che dimostra come l'artista guardasse
al mondo nordico, al mondo fiammingo, ma come guardarsi anche all'area milanese. Questo è un tipo di coreografia che era molto in voga nella Milano del tempo, soprattutto per la devozione privata. E non a caso Leonardo da Vinci realizzò un dipinto di simile soggetto. Vediamo il dipinto che è stato sulle cronache qualche mese fa, il dipinto più caro mai battuto all'asta, finito in qualche dimora di qualche miro sparso nel mondo. È un dipinto recentemente appunto emerso sull'asta, attribuito a Leonardo da Vinci. Questo per far capire proprio come il confronto con l'area milanese vedesse questo tipo di iconografia assolutamente frequente. Parliamo del periodo in cui Leonardo era a Milano, alla corte di Ludovico il Moro, quindi siamo assolutamente in un contesto lombardo. Questo dipinto di Moretto ha una particolarità perché nasce probabilmente proprio per la devozione privata della confraternita del Santissimo Sacramento del Duomo Vecchio. Quest'opera infatti si trovava nella cappella del Duomo e probabilmente Moretto, che i documenti hanno poi attestato fosse affiliato a questa confraternita già all'età di 17 anni, probabilmente aveva realizzato l'opera proprio per i confratelli, proprio per una sorta di preghiera quotidiana, quindi con un dipinto a cui rivolgersi per fare proprio le invocazioni religiose. Come detto, Moretto in questa fase guarda molto a Romanino e in mostra sono presenti alcune opere di piccolo formato, strettamente legate alla devozione privata, si tratta per lo più di Madonna con Bambino, che mettono bene in evidenza il confronto e il guardare che Moretto aveva nei confronti di Romanino. Infatti queste due Madonne portano la stessa inclinazione del volto, questo viso un po' malinconico che guarda questo bambino steso in maniera allungata, anche se il dipinto di Moretto, recentemente tornato alla ribalta perché è emerso all'asta nel 2010 negli Stati Uniti, fu battuto da Sotheby's, quindi è recentemente rientrato nel catalogo dell'artista, presenta anche così uno spunto iconografico interessante. Il bambino che abbraccia questo cagnolino, non siamo abituati a vedere questa scena, soprattutto in un dipinto di piccolo formato, con questa sorta di barboncino presente nel dipinto che lo rende ancora più grazioso. Non dobbiamo dimenticare che il cane nel latte è comunque simbolo di fedeltà e quindi si è anche ipotizzato che questa opera di devozione privata sia stata commissionata anche come dono nuziale, probabilmente proprio come auspicio di fedeltà per la futura unione. Questo confronto invece mette bene in evidenza e dà in un certo senso anche una certezza dell'ipotetico soggiorno veneziano di Moretto. Abbiamo in alto questa sacra conversazione di una Madonna con un bambino tra San Nicola da Tolentino e Sant'Antonio da Padova, che è fortemente veneziana, soprattutto se messa a confronto con la cosiddetta zingarella di Tiziano, che vediamo nella parte bassa. Vedete come l'impostazione scenica è assolutamente simile, tipica proprio delle sacre conversazioni venete. Quindi con la figura posta in primo piano, a mezzo busto, con dietro un drappo di raso verde che fa proprio da inquadratura scenica e che dà profondità alle figure, dove dietro poi si apre il paesaggio incantato, questo paesaggio che i pittori veneti riuscivano sempre ad esaltare molto, molto bene, sempre un po' alla Giorgionesca, con questa tecnica un po' sfumata che rendeva poetica proprio l'atmosfera e la visione dell'opera. Anche l'altra volta, per chi era presente, avevamo visto le ante d'organo realizzate da Moretto e da Ferramola. Questa è la parte realizzata da Moretto, fortemente veneta nel cromatismo, nella configurazione
creazione di personaggi assolutamente plastici.